Rivediamo allora quello che è accaduto nel corso dei 90 minuti tra Juventus e Fiorentina, una Juventus che era partita relativamente forte, ma anche la Fiorentina non era apparsa intimorita. Saragama qui crossa in area di rigore, un po' di difficoltà qui per Ostrom che respinge così il pallone, e quando in area di rigore c'è una come Cristiana Girelli non è consigliabile fare tutto ciò. Intervento un po' maldestro da parte di Ostrom, che di fatto stappa la partita e consegna il nono gol in campionato a Cristiana Girelli. Una Fiorentina che accusa il colpo, una Juventus che prende la traversa, non sarà certamente l'unica della serata. Cernoia si scatena lì a sinistra con un pallone che però non viene gestito bene in area di rigore, poi Maria Alves che gioca al posto di Barbara Bonansea, che avrà minuti nel secondo tempo dopo il rientro dall'infortunio, una delle più attive nel primo tempo, poi nel secondo un po' spenta, lascerà poi il posto come detto alla numero 11 della Juventus. In ombra anche Tatiana Bonetti, avvolta nella gabbia bianconera. Altra conclusione, altra traversa colpita da Valentina Cernoia, che ha provato a sorprendere ancora una volta Ostrom. Nel secondo tempo poi avrà modo di rifarsi, questo è uno dei pochi interventi da parte di Laura Giuliani. Poi in area di rigore si presenta anche Lisa Boattin, che però sul più bello non riesce a trovare il guizzo vincente. Rosucci poi non fa neanche grandissima figura, riuscendo a lisciare il pallone. Cominciano i cambi, comincia a ruotare anche le sue giocatrici Rita Guarino, entra Caruso, esce Yaya Galli, autrice di una buona gara, poi si scatena Barbara Bonansea che fugge via a destra, e stavolta invece Ostrom è bravissima a tamponare la falla. Non l'unico intervento di rilievo del portiere viola nel secondo tempo, in qualche modo andrà a rimediare all'errore evidente sul gol dell'1-0. Eccolo qui, Valentina Cernoia, rientro sinistro, e qui c'è un grande, grande intervento da parte dell'estremo difensore della Fiorentina. Poi altro giro, altra traversa, stavolta colpita da Sembrante. Una Fiorentina che prova a prendersi il finale, a spingere anche con Togersen questo pallone in area di rigore con la testa. Non basta però, vince la Juventus